Salve, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando dell'operazione Mare Nostrum, un'operazione di salvataggio in mare importante soprattutto in un periodo come questo dove gli sbarchi sono continui e quindi la necessità che le capitanerie si diano da fare è pressante e continua. Salvare vite umane ad ogni costo, impegnarsi nel dare soccorso in ogni maniera possibile e tutelare la sopravvivenza di chi si trovi in difficoltà in mare sono gli imperativi delle forze militari marittime impegnate nell'operazione Mare Nostrum che soprattutto nell'ultimo periodo di continui sbarchi ha dovuto fronteggiare una vera e propria emergenza. Ammiraglio, spendersi fino a questo punto per un altro popolo è forse il simbolo più alto di quello che deve essere l'impegno militare. Sì, assolutamente, questa operazione Mare Nostrum che è partita da pochi giorni ha proprio questo significato, nel senso, dopo la tragedia di Lampedusa doveva per forza muoversi qualcosa perché era impossibile per un popolo civile stare ad assistere a tragedie di questo tipo. Quindi chiaramente è partita questa organizzazione che vede impegnati chiaramente le forze armate, la marina, la guardia costiera, l'aeronautica, la guardia di finanza, ma voglio ricordare anche quello che poi succede a terra, quindi, perché generalmente il capovolgimento del barcone, quella la parte sensazionale chiaramente che può portare a dei morti, ma c'è tutta una componente a terra di tutte le forze dell'ordine anche che lavorano quotidianamente per poi poter accogliere e smistare queste persone. Quindi diciamo che c'è una sinergia di tutti i corpi dello Stato, di tutte le istituzioni affinché queste tragedie possano non succedere più. Ha modo di sentire i suoi uomini anche quando sono fuori dalla divisa, quindi qual è la componente umana che al di là dell'obbligo li spinge? Beh, intanto è nel DNA del marinaio, cioè il marinaio in mare, l'altro giorno il Presidente della Camera diceva in mare esiste soltanto un reato che è l'omissione di soccorso. Bene, il marinaio ha ben chiaro questo discorso, per cui ci si sente, quando si vede una persona in difficoltà, qualsiasi essa sia, in mare ci si fa di tutto perché per cercare di salvarlo, quindi ripeto, è nel DNA del marinaio. Parliamo di tassa di soggiorno a Siracusa, c'è chi la trova una condizione necessaria per portare maggiori emolumenti all'interno dell'amministrazione e quindi magari investire poi tutto nel benessere turistico, ma c'è chi invece è assolutamente contrario, come alcune associazioni di categoria. Confindustria, Confcommercio, Confapi, la CIA, ma ancora la CNA, la Lega delle Cooperative, Casartigiani e Siracusa Turismo hanno sottoscritto un documento congiunto con il quale hanno criticato la scelta dell'amministrazione comunale di Siracusa di introdurre l'imposta di soggiorno a partire dal 2014. Nonostante diversi incontri avuti e la disponibilità dell'assessore Italia in merito ad alcuni suggerimenti, la versione definitiva del regolamento sarebbe insoddisfacente a detta delle associazioni di categoria e lascerebbe disattese le aspettative delle associazioni e degli operatori, soprattutto perché non è stata supportata da alcuna analisi, scrivono, e anche prospettiva reale dell'uso dell'imposta, ma solamente giustificata in maniera vaga dall'esigenza di reperire risorse perché l'amministrazione è al verde, lasciandoci perplessi sull'uso reale di queste risorse. Nel dettaglio manca un piano strategico a supporto dell'introduzione della tassa e dell'uso prioritario della stessa, che è una tassa di scopo. Non si conoscono i dati per il calcolo dell'imposta e quindi non si prevede l'importo totale, manca un piano esecutivo per l'emersione del sommerso. Poiché non esiste anche uno strumento di trasparenza sull'uso della tassa, è scritto nel documento, propongono un organismo composto dal sindaco, suo delegato, dall'assessore al turismo, presidenti, commissioni consiliari competenti e una componente delle stesse commissioni in rappresentanza dell'opposizione, dei rappresentanti delle associazioni di categoria degli operatori, con la precisa funzione di sovrintendere all'uso delle risorse in maniera responsabile e attinente allo scopo.
che abbia il compito, questa commissione, ogni anno di definire gli ambiti di utilizzo della tassa, quindi promozione, sviluppo, itinerari tematici, info point, manutenzione, recupero dei beni culturali per fini turistici e quant'altro, di monitorare lo sviluppo e la realizzazione delle iniziative e valutare i risultati raggiunti. Nel documento viene scritto anche che, considerato che la permanenza media è inferiore ai 3 giorni, perché tassare 4 giorni di soggiorno, scoraggiandone di fatto il prolungamento? Sarebbe auspicabile, ritengono le associazioni di categoria, la riduzione a 3 giorni, in modo da andare incontro anche ai villaggi turistici che hanno soggiorni settimanali, poiché non è prevista la distinzione tra alta e bassa stagione e potrebbe accadere che in bassa stagione la tassa possa incidere fino al 7-8% del costo della camera. Viene proposta la riduzione al 50% dell'imposta per periodi di bassa stagione. Domani tornano ad aprire le prove serrande le banche siracusane, non soltanto, dopo lo sciopero indetto dai bancari che hanno lamentato le loro condizioni di lavoro e soprattutto il non rinnovo del contratto. Banche chiuse oggi per lo sciopero unitario dei bancari. La serrata nasce dalla mancanza di garanzie per la categoria, che ha deciso di incrociare le braccia manifestando in piazza. Gaetano Motta, coordinatore Fabi Siracusa, voi tenete, lei non ha le rotelle, non è sottile come una poltroncina. Perché? Perché voi fate una precisa distinzione tra il ruolo del bancario e del banchiere, che a vostro dire è quello che sta seduto tranquillamente in poltrona, mentre voi cosa dovete, ritenete, subire adesso? Allora, innanzitutto la ringrazio per l'opportunità di poter parlare alla cittadinanza. Ci chiediamo scusa per il disagio odierno, ci fa piacere che quasi la totalità degli sportelli fra Siracusa e provincia è chiusa, e questo significa che i colleghi tutti hanno mostrato molta, molta sensibilità alla problematica della disdetta del contratto di lavoro. Ritornando alla sua domanda, cosa significa essere banchiere? Oggi pigliare stipendi milionari, indirizzare le politiche della banca, che spesso sono errate, che provocano disastri, e invece di essere puniti li si premia aumentando ancora più gli stipendi. Cosa significa essere bancario? Essere assunti con uno stipendio di 1.100 euro al mese, e soprattutto in una realtà, in una regione come la nostra, in Sicilia, monoreddito, andare sempre più ad essere impoveriti, perché le banche, con la scusa della insostenibilità dei costi, tagliano sempre sul costo del lavoro e sono tutti sacrifici che sono sui lavoratori. Questa disdetta del contratto è una disdetta che l'ABI ha fatto in danno non solo dei lavoratori del credito, ma in danno della collettività intera. Noi vogliamo un contratto, perché il contratto è garanzia di professionalità. Noi diciamo no alle banche che vendono prodotti finanziari preconfezionati dagli squali dell'alta finanza o vendono televisori, telefonini e tablet. Vogliamo una banca, e vogliamo lavorare in una banca che eserciti quel ruolo di motore e volano dell'economia generale che lei è proprio. Una banca che assista le famiglie, che eroghi credito alle imprese e che sia vicina agli enti locali. Vorrei aggiungere che l'ABI non può ridurre tutta la questione e risolvere i problemi delle aziende tagliando gli sportelli e riducendo il personale. Hanno in corso un tentativo di espulsione di 20.000 bancari dal sistema produttivo, è una cosa che non ha nessun riferimento con le esigenze di servizio. Gli sportelli sono sempre più depauperati di personale e in questa maniera è difficile anche essere in grado di offrire un servizio alla clientela per quello che, insomma, dovrebbe essere lo standard di tutte le banche. Ci fermiamo per la pubblicità qualche minuto, subito dopo qui per la seconda parte del telegiornale. Vi aspettiamo. Cedesi, attività di autocarrozzeria su 350 metri quadri in zona periferica di Siracusa, completa di strumentazioni e attrezzature altamente professionali. Forno per verniciatura, tintometro, banco di precisione. Per informazioni telefonare al 331 40 34 032. Vieni con me, è una giornata senza pioggia. Mi puoi parlare di prezzi e sono prezzi senza pioggia. Sono qua per te, Gema Superstore.
Superstore. Superstore, c'è ma Superstore. Mentre l'IVA aumenta, da Gemar i prezzi rimangono invariati. Allora, telecamera, riesci a vederla? Sì, sì, è davanti a un negozio. Bella, vero? E poi è bella anche dentro, ha stile, e guarda che cromature. Cromata? Ma chi, la ragazza? Ma va, io parlavo della nuova Yaris. Ah, ti sei innamorato di un'auto, ma non è un po' strano? E perché una telecamera che parla non è ancora più strano? Scopri la nuova gamma Yaris, geniale come sempre, trendy come non mai. Oggi è tua da 10.250 euro. Autosport, concessionaria Toyota, contrada Targia, Siracusa. Oggi c'è una casa tutta Scavolini che ti aspetta. Dentro c'è la tua cucina Scavolini, ma c'è anche il tuo living Scavolini e il tuo bagno Scavolini. E oggi conviene di più. Grazie ai contributi statali potrai usufruire di una detrazione fiscale fino al 50% sul valore dell'arredo acquistato legato ad una ristrutturazione. Progetta la tua casa tutta Scavolini con noi. Scavolini Store Siracusa, Viale Scala Greca. Il camper, una piccola casa dove vuoi tu, con il massimo de comfort, indipendenza e libertà di scelta. Alfa Caravan, realizza i tuoi viaggi all'aria aperta. Vasta gamma di caravans e autocaravans nuovi e usati delle più prestigiose marche. Inoltre, un'attrezzata officina e un fornito magazzino per personalizzare il tuo camper e soddisfare le tue esigenze. Possibile anche il noleggio. Nuovo e grande spazio espositivo con vasto parco auto. Finanziamenti agevolati, personalizzati fino a 120 mesi. Alfa Caravan, dal 1970. 76, professionalità, cordialità e competenza. A Siracusa, in contrada Spalla, Melilli, zona Auscia. Comincia a viaggiare, Alfa Caravan ti aspetta. Circo Coliseum presenta il grande circo di Sandra Orfei a Siracusa, in proroga fino al 4 novembre. Tutti i giorni due spettacoli alle 17.30 e alle 21. Spettacolari esibizioni e tantissimi animali. Cavalli, serpenti, coccodrilli, pappagalli, la tigre bianca e il cucciolo di leone bianco. A Siracusa in contrada Targia, in proroga fino al 4 novembre. Circo Sandra Orfei, lo spettacolo dell'anno. Dalla passione, l'esperienza, la carriera e la professionalità nasce anche a Siracusa La Chance Ballet, scuola di danza di Steve La Chance, con la direzione accademica di Dina Cultrera Minniti. Corsi di danza educativa, propedeutica, classico, moderno, contemporaneo, hip hop e break dance. Ampie sale dove insegnanti qualificati e professionisti mirano a trasmettere, coinvolgere e insegnare una passione che unisce il ritmo di musica, la danza. La Chance Ballet vi aspetta a Siracusa in via Monte Catuso numero 4. La Chance Ballet, l'esperienza e l'amore per la danza per crescere insieme. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo con la politica. Il PD di Francofonte si schiera con i renziani, ma ci spiega tutto il consigliere comunale Tuccio Giuffrida. Sono in fase di rinnovamento le segreterie del Partito Democratico in tutta la provincia. Ma credo che in questo momento c'è un trambusto non indifferente per questa corsa alle segreterie, sia a livello locale, sia a livello provinciale, regionale e anche a livello nazionale. Io come componente del Partito Democratico, come sia amministratore, sia componente cittadino e anche a livello provinciale, credo che stiamo dando anche un'immagine di litigiosità interna non indifferente. Ritengo che determinati trucchetti che sono stati messi in atto, ricorsi, non ricorsi, lasciano il tempo che trovano. Per il dottor Giuffrida la carta vincente è Renzi. Io ritengo e appoggerò Renzi alla segreteria nazionale e farò di tutto anche nel mio paese a prendere la segreteria l'area di innovazioni Renzi e anche a livello provinciale, metterò tutto il mio impegno, ma non perché voglio far soccombere gli altri, io voglio un dialogo interno, io vorrei addirittura, così come ha detto Renzi, che le correnti finiscano, prima di tutto la corrente renziana, e perché se Renzi dovesse vincere metterà in atto questo. Noi dobbiamo creare le correnti delle idee, del confronto, questo ci chiede la gente, noi dobbiamo semplificare l'espressione politica, il linguaggio politico, noi dobbiamo
avere un linguaggio semplice, lo debbono capire anche i bambini. Ho sentito anche delle battute di D'Alema, Renzi è come Virnalisi, ma lasciamo perdere queste battute. Renzi è il caterpillar e in questo momento ci vuole un rinnovamento radicale della politica e un rinnovamento delle idee che sicuramente il Partito Democratico ha. Un'abitazione, una casa, un ricovero per i senza tetto e a volte anche per gli extracomunitari in difficoltà in una nuova struttura aperta a Siracusa. All'inaugurazione presente l'arcivescovo di Siracusa e il questore che noi abbiamo ascoltato. La casa di Sara ed Abramo, una struttura per accogliere senza tetto ma anche migranti in difficoltà, è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell'arcivescovo di Siracusa Pappalardo e del prefetto Gradone. Un'occasione per parlare anche di solidarietà e di altruismo. La casa per accogliere senza tetto, in un po' si rifà o come epigrafe potrebbe avere la frase di Papa Francesco: il cibo che viene lasciato, viene gettato, viene buttato, è un cibo tolto alla mensa dei poveri. Ma guardi, in effetti l'iniziativa è sorta proprio per questo motivo, per venire incontro a coloro che non avevano neppure un tetto dove poter trascorrere la notte e soprattutto nel periodo d'inverno si capisce a quale disagio andavano incontro. E questa iniziativa per fortuna si è consolidata, ma si è consolidata perché molte persone hanno sentito il bisogno di condividere letteralmente il loro pane con chi non ne aveva di questo pane. Si è consolidata l'iniziativa perché molte persone hanno pensato di poter condividere un po' del loro tempo e anche delle loro risorse spirituali proprio con le persone che trovano un'accoglienza in questa sede. E io sono grato a tutti i volontari e sono grato ovviamente alla Caritas diocesana che si fa animatrice di queste iniziative e di questo l'ho detto poc'anzi, lodo, benedico il Signore e invoco la benedizione del Signore perché questi progetti di bene, di solidarietà trovano sempre una maggiore corrispondenza e si consolidano tra, ecco, nella Chiesa e nella società. Credo che non potessi fare a meno di essere vicino al nostro Vescovo che con tanta passione e con tanto amore si sta spendendo per animare nel territorio tutte quelle iniziative che possono, ecco, aiutare le istituzioni ad essere vicini a chi in questo momento ha più bisogno. Vale per i migranti, come ricordava l'eccellenza il Vescovo, ma vale anche per i nostri concittadini che in questo momento, più che in altri, insomma, stanno sperimentando cosa significa, ecco, il disagio, la povertà, la mancanza di lavoro. Questo è un problema che chiama in causa in primo luogo le istituzioni. Certo, io apprezzo molto tutto quello che fanno i volontari, tutte le espressioni della società civile, lo sapete, quando io stia cercando, ecco, di rafforzare questo tessuto di sostegno del volontariato anche attorno al problema dell'immigrazione. Ma questo non deve essere un alibi per le istituzioni, perché il problema dei senza lavoro, il problema dei senza tetto è un problema che riguarda principalmente le istituzioni. E con questo è tutto, qui il telegiornale si conclude, vi auguriamo un buon proseguimento di programmi.